Ruspe opera in azione stamattina con il sole a facilitare i lavori sul lungo fiume Saline a Montesilvano dopo l'esondazione dei giorni scorsi. La circolazione è ancora chiusa al traffico, sono saltati tutti i tombini e il fango ha invaso la strada fino alle aree occupate dalle attività produttive. Gli operai hanno provveduto ad affrontare gli eventi franosi, in particolare quelli della zona collinare. Sulla frana di Contrada Trave ad oggi non è possibile intervenire perché presenta ancora elementi di criticità. A mano verranno anche chiuse le buche stradali lungo le vie comunali, partendo da quelle più pericolose. La situazione resta critica ma sotto controllo. Il monitoraggio, ha assicurato il sindaco Attilio Di Mattia, è costante. La struttura operativa è per le strade, sta punendo il fango, sta punendo le strade. Ci sono ancora dei punti critici, per esempio sul lungo fiume Saline, però ovviamente la squadra sta lavorando alacremente per riportare tutta la normalità. Se le piogge non dovessero tornare, quindi se dovesse rimanere su questo livello, comunque la situazione rimane tutto sotto controllo. Continuiamo a monitorare e stiamo controllando anche, diciamo, il forecast, le previsioni delle possibili piogge, e quindi stiamo lavorando su questo. Questa mattina la giunta si è riunita per deliberare la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Intanto, anche se pochi, sono stati stanziati 5.000 euro per i primi interventi urgenti. Eh sì, proprio per evitare dei buchi in futuro, come è successo molto spesso, abbiamo messo questi piccoli soldi per ottemperare alle prime esigenze. Poi, se dovessimo avere altre esigenze, ovviamente stanzieremo altri fondi.